Bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Kyle Dolph. Io sono Dolph ed iniziamo. Proseguiamo per la strada che abbiamo lasciato andare prima, ovvero di qua. Ah, Madonna. Scivolo. Guardate Maria. Come si destreggia, mamma mia. Madonna, che donna. Qui, come potete vedere, ci sono tantissimi piccoli sgorbi. Ah, io direi di fare una strage. Anzi, no, un corvicidio. Sì, chiamiamolo così, un corvicidio. Eliminiamo tutti questi corvi bastardi che non meritano di vivere. Facciamo una cosa veloce e pulita. Sì. Eliminiamoli tutti, sì. Così. Ecco degli esseri raccapriccianti che si vogliono imbrusare in mezzo al mondo degli aborti. Ah, tutti quanti, tutti, sì. Ok, dovrebbero essere finiti. Ah, sì. Con calma, prepariamoci ad affrontare un nemico piuttosto forte. Eccolo qui. Aia, 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 aia. Ok, calma. Ed ecco fatto. Distrutto. Cioè, più o meno, però. Stiamo là. Altri corvi. Yay! Quanto è bello smerdare sti corvi di merda. Mamma mia. È proprio una soddisfazione. Ah. Che poi è bello che muoiono pure con un colpo. Cioè. Non posso chiedere di meglio. E incontriamo un corvo accanto ad un cucinino. Sono cenere o non sono cenere? Sono cenere. Vabbè, lasciamo questo corvo qui accanto alla sua cucina e proseguiamo. Qui ci sono dei corvi innocui, anche se io vorrei tanto ucciderli. Per ora lasciamoli stare. Questo qui però è bastardo, questo qui si alza. Ha sentito la presenza. Allora, dedichiamoci all'esplorazione di questa bellissima cittadella piena di corvi di merda. Io non ce l'ho con i corvi, ragazzi, però è proprio più forte di me quando io vedo certi esseri orripilanti. Come fai a resistere? Dai. Su. Siamo onesti. Perfetto. Andiamo incontro a questi corvi. Vediamo dove stanno andando. Perché camminano tutti così? Oh. Un killer di corvi. Ah, un sogno proibito. Solo che è anche contro di noi, quindi dobbiamo ucciderlo. E noi, a prescindere, lo reputiamo un pezzo di merda. Apprezzo il tuo sforzo per uccidere questi corvi, però io devo ammazzarti. Stai calmo! Figliati. Oh. Madonna, se devo morire contro di questo, veramente. Usciamo la faccia, che è meglio. Come sprecare quattro fiaschette in maniera molto poco efficace. Ah, non è morto. Cazzo. Figlio della merda. Qui c'è una strage di corvi, come potete notare. Aspetta che forse uno è vivo. Ah no, no, erano solamente degli occhi inquietanti. Perfetto. Allora, qui non si può aprire. Dobbiamo fare il giro. Il giro come Ciro. Ciro che sa di onestà. Oh, che volevi fare tu, Didi? Ah, che soddisfazione. Cazzo, è vero, io sono andato al falò, questo è respawnato. Sì, fanculo, io me ne vado. Ciao, bello. Se vedemo. Sì. Attacca tu. Ah,
degli insetti sporchi e maledetti che proteggevano una gemma oscura. Oh, ma che cazzo? Ok, io più corvi vedo, sinceramente, proprio più lo schifo mi sale. Guardate che bella vista, proprio col Colosseo. Roma d'inverno, signori. Oh. Ah. Allora, mettiamoci le doppie lame che sono più veloci. E così li sciottiamo anche. Sti corvi di merda che si buttano dal balcone, madonna. Ecco. Questo è uno tra i corvi più merdosi del DLC. Perché è proprio putrefatto. Ma qua dentro, se ricordo bene, non ci dovrebbe essere un cazzo a parte corvi da ammazzare. Perfetto. Una meraviglia proprio. Aia aia. Anime del cazzo. Vediamo cosa c'è dall'altro lato. Allora, se noi ci buttiamo qua sotto, torniamo nel cucinino del corvo parlante. Non che gli altri non parlino, ma semplicemente lui ci rivolge la parola in modo affettivo. Allora, se noi andiamo qua sopra, possiamo accedere a questa tettoia. Ah, no. Artigli di corvo, mamma mia. Questa è l'arma che aveva il primo corvo figlio della merda che abbiamo visto, quello più fugace. Aia. Però hai sentito il sangue, è vero? Rimani là. Tu sarai l'ultimo della tua specie. Aspetta, ma qui c'è quel figlio della merda che ho deciso di lasciare in vita. Adesso lo uccidiamo. Mi sento più sereno. Una lucertolina. No, io non mi butto, vaffanculo. Oh cazzo. No, 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 no. Adesso capite perché io odio sti cazzo di corvi. Perché non cadi pure tu giù? Allora, noi possiamo decidere se scendere di qua e non concludere un cazzo, oppure andare avanti. Io direi che la scelta opportuna sarebbe andare avanti. Tu stai a cuccio. Bravissimo. No, 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 no. Perfetto. Abbiamo eliminato anche la feccia nel pozzo. Ora noi qui torniamo effettivamente dove abbiamo visto il cancello chiuso di prima. Abbiamo fatto il giro e adesso lo apriamo per iniziare una nuova fantastica avventura. Allora, prima mi sono dimenticato di farvi vedere che da questa parte possiamo andare a recuperare un'altra arma. Questo era l'oggetto che si intravedeva dalla zona del falò. E andando qui dentro e eliminando questo corvo, da questo lato potremo vedere una bellissima lucertolina. Cadere. Se ne va a fanculo, ok? Perfetto, e di qua, se ci butteremo, avremo l'accesso ad un altro, ad un'altra arma, le piume di corvo, che è quell'arma che usava quell'altro corvo che abbiamo incontrato prima. Ok, riprendiamo il viaggio, salendo la scala. Anzi, aspetta, aspetta, apriamo prima la porta, che è meglio. Anche se non ci dobbiamo entrare, è bello aprire le porte, no? Allora, occupiamoci prima di questo corvo qui.
calma, sono in due, calma, sono in due, calma, sono in due. No. Un attimo. Se riusciamo a sbarazzarci di questo, sarà tutto molto più semplice. Ovviamente si muore senza prendere l'oggetto, perché Dolphes è intelligente, non scarso, intelligente. Allora, siccome mi sono rotto il cazzo di morire e di cercare di uccidere questi due obbrobri, adesso prendiamo un oggetto e ce ne andiamo con molta calma. Ok, aia. Abbiamo ottenuto un miracolo. Ok, se non ve ne siete accorti, stiamo affrontando quel tipo che abbiamo trovato prima davanti al castello, alla magione, dove c'era la signora. Però è il momento di smerdarlo di violenza proprio, che mi sta dando anche abbastanza sui coglioni, quindi facciamo una cosa veloce. Ma che cazzo? Sfruttiamo la chiave che ci ha appena donati e abbiamo sbloccato questa scalinata. Alla sua morte ci ha dato anche il suo spadone. E qui sopra incontreremo un nuovo personaggio. Una cosa interessante di questo DLC, no? Lì vedete, c'è il falò, no? Non si apre da questo lato. Cazzo, chissà che giro lungo dovrei fare per riuscire ad arrivare a quel falò. No. No. Assolutamente no. Fatto. Accendiamo il falò e ci aspetta una nuova emozionante zona. Beh ragazzi, io direi che la seconda parte può terminare anche qui. Da Dolph è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Bella.